che lavano i semafori, cioè puliscono i semafori, si deve vedere il rosso, il verde, la pulizia, lo puliscono. Tu rimani, sì, non è possibile, diciamo. Le città vengono pulite con l'acqua. Io non dico questo è lo standard delle grandi capitali europee, no, ma questo, guarda, dico, almeno no, spazzare. Questo succede. Io una volta, io ti parlo degli anni 80, 88, 90, sono stato ad Alassio, no? E ad Alassio ho visto alle 4:30 di mattina, 4:30, sì, siamo in Italia, no? In, sì, Liguria, e passavano i camion del comune, sì, che pulivano, e io sentivo questo odore di detersivo, sì, e mi sembrava un paese, cioè, ma è possibile, no? Sì, sì. Ora, la cosa strana è che qua non c'è questa cultura, ecco, che abbiamo detto poc'anzi, la cultura del rispetto per avere una condizione di vita migliore, non c'è. Perché noi siamo anche siamo molto individualisti. La vecchia immagine della donnina che scopa la stanza e butta l'immondizia, sì, fuori, sì, non è irriverente, è reale. Esatto, cioè, e lì non c'entrano gli amministratori, siamo, esatto, chiari. Esatto. Oppure ieri ero qui che facevo un po' di volontariato nella villa Borsellino, sì, per conto di Legambiente, sì, e a un certo momento sento uno scroscio d'acqua, una signora dai palazzi di fronte buttava l'acqua, cioè quella che a Palermo si chiama accatata, cioè, sì, la, sì, che sì, si usava nei quartieri popolari. Ma ero un ragazzino io, per cui tutti sapevamo che quando, sì, si andava in certi quartieri bisognava stare attenti perché ti arrivava l'acqua addosso. A Partinico ancora si fa questo. Sì, ora, sì, qui, sì, non c'entra, sì, più l'amministrazione. Sì, 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 qui c'entra il cittadino. E queste due ville, noi ci mettiamo in mezzo fra queste, sì, due ville, sì, Villa Falcone e Villa Borsellino, che, sì, è tenuta in pessime condizioni. Villa Borsellino ottima perché viene curata Legambiente, sì, eccetera. Sì, 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 sì. E viene vigilata con, diciamo, del guarda quanta gente c'è che gioca, sì, quanti, sì, bambini, sì, viene, sì, vigilata, sì, dalla, sì, dai volontari di Legambiente, ed è un piacere vedere giocare i bambini. Io mi ricordo, ora scusami se faccio un riferimento personale, quando io sono tornato la prima volta dall'estero, mia figlia mi ha detto papà ci andiamo al parco, ho detto dove vai? Lei era abituata a andare a giocare al Parco del Retiro, che è quell'enorme polmone che si trova al centro di Madrid, e la portai a Villa Falcone. Rimasi inorridito perché era piena di bottiglie, sì, di, sì, birra, sì, frantumate, e queste non è che ce le va a mettere. Allora non c'era questo sindaco, ce n'erano altri, noi che ce l'avevamo a mettere il sindaco e fare un dispetto, sì, sì, ora, sì, non, sì, voglio, sì, fare un discorso diciamo, sì, di, sì, legittimazione del potere, però è chiaro, ci sono certe cose che non si possono, pieno di, mentre altre cose era un problema dell'amministrazione, per esempio gli scivoli con, sì, il finale degli scivoli, la quadrotta di cemento, per cui se, sì, malagoratamente un bambino si rompe, si, sì, cioè, scivola e con la testa va a finire sulla quadrotta, e questo è un problema serio, sì, sì, cioè, sì, ma ci vuole molto a capirlo, sì, 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 o non so, la, ma anche le buche, le strade, le strade, l'altra volta un ragazzino con il motore ha avuto un incidente perché non c'è vigilanza nelle strade, la vigilanza c'è soltanto se c'è una festa, vanno mettendo i buchi, io metto a ridere, tu devi aspettare la festa per prendere un camion di materiale e sistemare le strade, quindi... Sì, ma non è solo la festa, anche le elezioni, io, esatto, mi ricordo, esatto, che quando ero ragazzino le strade a Palermo venivano aggiustate quando c'erano le elezioni, era un po' come altre forme, sì, sì, tipo, sì, il colpo di pasta, sì, cioè, sì, troppo, sì, per, sì, vedere, sì, queste scene orrende, sì, proprio, sì, sì.
allora aggiustavano le strade quando c'erano le elezioni. Ora noto che questa cosa, ad esempio, continua. No, cioè, dalle nostre parti continua. Continua. Questa è tutta la villa, sarebbe come la Villa Margherita, dove siamo passati. Sarebbe un polmone bellissimo. Sì, bellissimo. Sì, sì. Sì, e sì, dovrebbe sì. essere tenuta meglio, dovrebbe essere anche pulita, guarda, sicura, guarda, insomma. Da esteta basta mettere delle bandiere della Comunità Europea, creare un decoro, perché la gente, certo, poi in fondo mettere del colore che ti dà vita, invece tu esci fuori e ti viene la depressione, la gente esce e torna a casa, si va a sedere di nuovo davanti alla TV. Questo è ora, per esempio, potremmo arrivare a Palazzo Ram. Esatto. Tu la strada la conosci? Sì. Una cosa che non ci stiamo inventando noi, addirittura è andata a finire pure su Striscia la Notizia. Sì, per dire cose che sono costate alla collettività passata, la collettività con i soldi e la collettività, esatto, sono costate tantissimo. Esatto. Perché? Per qual è il motivo per cui tutto questo deve essere tenuto in abbandono? Ecco perché dico, ci vuole da parte di qualunque amministratore quel senso di responsabilità che ha, un tempo si diceva, il buon padre di famiglia. Sì, il buon padre di famiglia, perché il padre di famiglia responsabile non si gioca i soldi che guadagna al poker. Esatto. No? Perché è allora un irresponsabile, un disonesto. Esatto. Così un amministratore che non è oculato nell'amministrazione e non riesce a creare una rete di servizi efficienti, obbligatori, perché il cittadino li paga, finisce con non essere un buon amministratore. Esatto. Qui torniamo, e mi dispiace però doverlo anche sottolineare, qui torniamo al problema dei cittadini, se spesso sono buoni cittadini. Spesso anche noi non siamo buoni cittadini, perché la domanda che tu mi hai fatto, perché poi ci sono le stesse persone che o gli stessi partiti, quando ci sono, allora, ma non sono più, ti ma le stesse persone ti faccio che, una domanda precisa. No, un momento, ci sono le stesse persone che governano, perché c'è una buona porzione di cittadini, Tanino, che ha la stessa idea degli amministratori, cioè si amministra ci prodomomea, cioè perché mi faccio degli affari. Allora la mancanza di senso civico, di senso, comincia anche in certi settori di cittadini. Prego. Allora ti faccio una domanda precisa. Da dove andiamo ora? Perché io non so come si andiamo verso Ram. Allora, Palazzo Ram, dove ci si va? Da qui? Da qua. Allora ti faccio una domanda precisa. Tu immaginati, ci sono dei partenicesi, vanno fuori, no? Sì. Quando sono fuori si comportano più educati di quelli del posto, quelli che si sono al posto. Allora, come te lo spieghi questo? Eppure sono dei cittadini che hanno vissuto per tanto tempo qua. Questo c'è qualcosa che non funziona? No, qui non è solo i partinicesi che fanno così. Tutti coloro che ritengono di provenire da una cultura inferiore rispetto a quella dove va a risiedere, pensano, sono un siciliano che va a Milano, sì, che cosa fa? Si sente in qualche maniera inferiore, sbagliando, si sente inferiore rispetto al lombardo. Sì. E allora cosa fa? Io chiamo questo fenomeno il mimetismo del colonizzato. La prima cosa che fa, comincia a parlare lombardo. Sì, dopo sei mesi, con un accento, un accento tipicamente, non so, corleonese, di San Giuseppe Aiato, di San Cipirello, però l'intonazione è lombarda, perché si deve mimetizzare. Esatto. Perché si riconosce la cultura che lo ospita superiore. Ci siamo? Sì. E per fare questo, poi, per evitare di sentirsi inferiore, adotta in maniera molto rigorosa i modelli della cultura di cui è ospite. Per cui non si sognerebbe mai di buttare per terra la carta, di fare la catata, di non andare a lavorare la mattina in maniera puntuale, eccetera. Questo è proprio, non è solo, io ricordo lo stesso fenomeno che aveva agli andalusi che andavano in Catalogna, no? Gli andalusi erano un tempo un po' scioperativi. Questa è la cantina di cui tu parlavi, la cantina che è, non la cantina, è una cantina, Palazzo Ram. È un palazzo straordinario. Era un lazzaretto questo prima. Ah, è stato, sì, era un lazzaretto, era addirittura un ospedale, poi è stato recuperato, però
è assurdo perché qua dentro questa è un'opera d'arte eccezionale, potrebbe essere valorizzata però ancora restaurata ma abbandonata a se stesso. È costata parecchi soldi restaurare questo abbandonato, significa che ci sono dei soldi che stati buttati perché non fanno. Dovrebbe venire qui un archivio. L'archivio è una bellezza perché c'è una struttura imponente, cioè come un leone sdraiato che guarda tutto il panorama della città ed è fantastico. Ecco, questa per esempio un'altra delle caratteristiche nostre, un po' italiane e nel sud ancora più forte. Noi riusciamo a fare questi enormi tempi nel deserto. Guarda questi faretti, no? Sì, sono particolarmente avveniristici, però in una zona dove non passa nessuno. Qui ci dovrebbe essere un circuito turistico, esatto, e invece nulla. Guarda l'erba che c'è lì, non so se si vede. L'erba che in questo periodo è anche particolarmente rischiosa. È un bene che è stato fatto con i soldi dei cittadini, abbandonato, e quindi con soldi che sono stati presi dalle tasche del contribuente italiano e buttati nella prima pattumiera. Questo è il problema, è un problema serio. Ora non è che ci vuole. No. Cosa ci vuole? Basterebbe un minimo di intervento, un minimo. Basterebbe. Allora, per dirti un'altra differenza fra noi e gli spagnoli, perché queste cattedrali sono un po' in tutta Italia, in proporzione maggiore nel sud, ma sono in tutta Italia. Tu sei un artista e sei anche un professore di storia dell'arte e quindi conosci la Cuevas de Altamira. Sì. Cioè conoscere, no, perché non ci si entra da anni, però sai cosa sono. Sì. Bene, già che non ci si può entrare e ora che le hanno riaperte, l'ingresso è riservato credo a 30 persone o 40 persone al giorno per evitare problemi alle pitture, graffiti, e allora cosa hanno fatto? Hanno costruito accanto una copia perfettamente identica della Cuevas che la gente può visitare, così si fa un'idea identica. Sì. Di cos'è? Cos'è e quali sono le pitture, eccetera, della Cuevas di Altamira. Col risultato che ci va una quantità infinita di turisti, costa entrare nella copia, sì. Se anche non puoi entrare nell'originale, entri nella copia. Costa, la gente spende 40 euro, hanno fatto accanto per esempio hanno fatto un ristorante, un self-service, e ogni giorno, soprattutto i fine settimana, ci sono migliaia di persone, siccome lì possono entrare tutte le persone che vogliono entrare perché non c'è problema di proteggere, perché sono un finto. E allora io dico, non dico questo non è la Cueva dell'Altamira, però io dico, si potrebbe creare all'interno di un circuito turistico dove metti questo, metti le terrasini. Tu poc'anzi hai toccato il tasto dell'antimafia, no? Sì. Poc'anzi ha toccato un tasto che io... No, l'hai toccato tu. Ah, l'ho toccato io, scusami. Sì. Allora, io ho parlato parliamo della mafia. Sì. Il problema è, secondo me, si sta un po' facendo il gioco della popolarità, no? Parliamo di questo, tanto questo tira audience, no? Perché se parliamo di altre cose non l'ascolta nessuno. Ora, la nostra città è vista come, anzi l'hanno fatto diventare come la nuova Corleone, la nuova capitale della mafia. Addirittura. Sì, perché per come viene presentata all'esterno è così, la nuova Corleone, In effetti cioè io penso che un'amministrazione, un sindaco dovrebbe investire nella sua città in immagine, cioè il sindaco dovrebbe investire nell'immagine, cioè promuovere la città anche promuovendo all'esterno e passando il messaggio come una città della mafia, la città
il territorio muore, non viene nessuno a investire e figuriamoci poi i turisti. E allora qua si è creato un turismo alternativo quasi diciamo surreale, cioè i turisti che vengono vogliono vedere l'omino con la lupara, perché viene presentata così, questo territorio viene presentato così. Ora noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, possiamo fare i discorsi per recuperare la bellezza paesaggistica che c'è nell'isola, però secondo me bisognerebbe lavorare molto e far riacquistare agli stessi partinicesi quando parlo di partinicesi parlo anche dei paesi vicini, fare riacquistare quella fiducia e soprattutto guadagnare di nuovo l'immagine di quei siciliani puliti, sani, perché i siciliani non sono tutti mafiosi. Anche qui tu stai toccando un tema che è enorme, perché giusto per fare qualche spigolatura, intanto un amministratore da solo non può far nulla, cioè non è che un sindaco si inventa risolvere il problema della mentalità mafiosa, perché il problema odierno non è solo quello della mafia, ma della mentalità mafiosa. No, ma attenzione, vedi che ormai la mafia è ovunque. Cioè, io mi metto a ridere quando sento ancora certi telegiornali o sento ancora TV nazionali parlare, ma la mafia è ovunque. Pensa un po', mafia capitale, cioè tutti gli inciuci romani, no? O pensa nel nord. E ecco, questa è una cosa vergognosa quando si deve denigrare necessariamente un territorio. Sì, ma non è solo il problema di denigrare un territorio, guarda che il problema della mafia è un problema che c'è in Russia, è un problema che c'è, in Cina, è un problema che c'è nel Sud America, basti pensare al narcotraffico. Esatto, cioè, esatto. Ormai quello che noi chiamiamo mafia e che è diventato diciamo una sorta di spettacolo a volte ambiguo, anche come mediatico, spettacolo mediatico, è un modo di fare soldi e di fare, che è di natura planetaria, sì, planetaria. Io non, loro non ce l'hanno come abitudine di fare un congresso nazionale sulla mafia, ma se potessero farlo assisteremmo a congressi pieni di gente. Cioè, a volte la cosa paradossale, io dico, per carità, l'aspetto pedagogico, no? Far conoscere attraverso l'educazione, attraverso. Io penso, per esempio, che la scuola debba avere un ruolo importante. Dentro la scuola bisognerebbe fare un'ora alla settimana di storia civica o educazione anche chiamiamola forma di legalità, un'ora per conoscere tutto quello che è successo nell'Italia del dopoguerra fino ai nostri giorni. Guarda, su questo tu sai che io la penso in maniera un po' diversa, nel senso che la scuola ha un ruolo fondamentale nel formare i cittadini come cittadini responsabili e onesti, nel demonizzare i fenomeni di malavita, siano essi la mafia, che la normale, la io ti parlo ti faccio un esempio, che so, la storia di Pio La Torre, la storia dei giornalisti, cioè fare una materia specifica per la conoscenza, cioè farlo diventare anche quello una, cioè ecco, togliere dalle mani dei privati questo spettacolo, questo strumento, ecco, perché questi morti ammazzati li hanno strumentalizzati e come si suol dire, non è che poi alla fine ha inciso, perché io giro parecchie scuole, se tu ai ragazzini gli chiedi chi è Pio La Torre, non lo conoscono. Allora Gaetano, forse mi sono spiegato male, sei molto entusiasta e metti insieme problemi di vario tipo. Se tu vai in una scuola a Buenos Aires e chiedi nella scuola dove insegnavo io chi erano Videla e compagni, non lo sanno, perché è ovvio, per un ragazzo 40 anni è una distanza siderale, sì, per cui anche l'apprendimento diventa complicato, per cui
insistere, sì, è molto importante, ma non credere che sia un discorso solo italiano. Facile, non è un discorso. Ah, io, vai in Spagna, io volevo, per esempio, precisare. E chiedi, ma chi era Francisco Franco? Ma nessuno lo sa delle giovani generazioni. Ma la cosa peggiore è che neanche interessa sapere. Quindi non è un problema che è legato al fatto che la scuola faccia o non faccia, è la percezione del tempo che è diversa. Sì, Non parliamo poi dell'Italia, sì. Vai oggi, quando non so, si spiega il periodo del fascismo, non si commuove nessuno. Sì, i ragazzi si annoiano a morte. Perché per loro sono cose così lontane. Sì, sì, sì. Allora il problema è un altro, il problema è cercare di far capire che nel quotidiano bisogna essere onesti. Sì, sì, e sì, che sì. Se tu sei una persona che chiedi una raccomandazione per qualunque cosa, tu stai mettendo le basi di una mentalità disonesta. Sì, sì, se sì, tu sì. sei uno condivido. che non è corretto come studente, tu sì. stai mettendo le basi per essere un cittadino disonesto. Scorretto. Se tu sorpassi per esempio anziché a sinistra a destra, anche se sei giovane, sorpassi col motorino con le macchinette, stai violando la legge e siccome lo fai senza neanche porti il problema, ti stai mettendo nella condizione di abituarti al falso. È chiaro. Quindi questo, allora la scuola dovrebbe fare tutto quello che dici tu, quello che effettivamente fanno le scuole. Dovrebbe però insegnare anche un'altra cosa, Gaetano, dovrebbe insegnare l'estetica dell'onestà, cioè essere onesti è bello. Non è che è solo utile perché poi non hai problemi con nessuno, è un modo di vivere. Nel quotidiano, nella bellezza. Allora la scuola non può rincorrere sempre la società perché le sonde che ha la società per risolvere i suoi problemi sono diverse da quelle di cui dispone la scuola. Ma nemmeno perché poi si crea una sorta di repressione da parte dello Stato, perché il cittadino non si è formato abbastanza e quindi poi, tutto dovrebbe essere una regola normale del vivere comune. Dovrebbe essere il piacere di vivere bene, il piacere di vivere insieme, il piacere di incontrare l'altro, il piacere di essere corretti, il piacere di dire buongiorno, il piacere di sorridere, il piacere di fare passare una signora se si deve entrare nella stessa strada, il piacere di essere educati, questo è il problema. Esatto. Ma questo non riguarda solo i ragazzi, riguarda anche gli adulti, perché la nostra è una società ormai, la società italiana ad esempio, la trovo peggiorata, di gran lunga peggiorata, è una società che è diventata fortemente incattivita. Esatto. Nei rapporti, violenta a tutti i livelli, da nord a sud. È chiaro che ci sono ambiti in cui questa violenza è più forte, più avvertita, più plastica, e ambiti dove Io ti volevo fare una domanda. Tu per esempio sei stato, abbiamo parlato della Spagna, tu hai insegnato in Spagna per 7 anni, però hai lavorato anche in Argentina, oltreoceano. Questa esperienza che tu hai fatto in Argentina, tu hai lavorato nella capitale dell'Argentina, fra l'altro In Argentina ci sono circa 40 milioni di italo-argentini, si parla di un numero enorme di influenza italiana in Argentina. Allora no, 40 milioni no, perché 40 milioni sono più o meno gli argentini. Di questi il 50% abbondante è di origine italiana. Quindi questo non significa che parlino italiano, nessuno conosce l'italiano perché i genitori parlavano il dialetto. Quindi proveniente dal sud Italia, Puglia, Sicilia. Sud Italia e Calabria. Calabria e dal Veneto. Dal Veneto. E dalla Liguria moltissimi. Difatti il quartiere da cui prende nome una delle squadre più celebri, il Boca Junior, e il quartiere di Boca è stato fondato da Liguri. Papa Francesco è di origine italiana, Torino. Papa Francesco è di origine piemontese, i suoi genitori erano piemontesi. Ma sì. eh, cioè,
se tu dovessi fare la differenza fra l'Argentina e l'Italia, no? Nonostante siano due paesi molto simili per usi e costumi, cioè, per esempio, noi abbiamo conosciuto il Sud America in Italia, i napoletani, per esempio, grazie a Maradona, no? Perché sì. Cioè, questo, lo sport ha creato questo entusiasmo, sì, per, sì, Sud America. Ma tu come lo vedi? Cioè, che differenza hai notato tu da cittadino italiano, ma nelle vesti di professore in Argentina? Che esperienza ti sei fatto? Tutta l'America Latina, quindi anche l'Argentina, sono... è un territorio complesso, a parte è un territorio enorme, poi è complesso dal punto di vista antropologico e del gioco sociale. È un continente che ha grosse contraddizioni, il 25% delle possiamo persone... Possiamo spegnere perché si sente dalla videocamera, ah, il rumore. Sì, sì. Il 25% della gente è indigente, e questo, sì, indigente non significa povera. Sì. Con pochi mezzi, no, non ha problemi di mangiare. Questo comporta tutta una serie di contraddizioni, di pericoli, di rischi, la, sì, delinquenza, il narcotraffico, eccetera. L'Argentina è un po' come gli Stati Uniti, è un paese di grossa emigrazione, sì, emigrazione italiana, spagnola, francese, meno inglese, ed è quindi polacca, russa, sì, molti ebrei, ad esempio, dei vari paesi europei sono fuggiti in Argentina dopo il 33, quando Hitler arriva. Ecco. I nazisti sono scappati. Poi c'è stata l'ondata dei nazisti dopo il 45. Sì, sì. Allora, è un paese che ha grossi problemi perché dal punto di vista naturale è un paese ricchissimo. Dal punto di vista politico ha un problema, si identifica con il peronismo, ma non è questa la sede per, esatto, esatto, chiarire cose. Però certamente questo fenomeno peronista ha complicato molto la percezione della politica e continua in parte a complicarla. È molto vicino all'Italia come abitudini, cioè l'argentino è, molti dicono l'argentino è un tano è il termine col quale vengono chiamati gli italiani, che viene, ah, sì, dall'accostamento di napolitano, perché la maggior parte vennero da Napoli, e pertanto, sì, una terra con grandi difficoltà. Ora, non voglio fare una buttata cattiva, però tutti i vizi che hanno gli argentini sono i vizi di noi italiani. Dal punto di vista della politica, dal punto di vista dei rapporti sociali, eccetera. I vizi di noi italiani. Ma loro seguono molto la cultura italiana? La classe colta, sì, la classe colta proveniente dall'Italia, sì, segue la cultura italiana e si meraviglia talora del fatto che l'Italia ormai sia così sterile dal punto di vista culturale, però seguono, c'è una domanda di lingua italiana che è altissima, altissima, perché pur essendo un paese di emigrazione italiana è un paese dove l'italiano non si parla come si aspetta. Si studia nella scuola italiano? Sì, no. Come materia? No, studia l'inglese. L'inglese è la vera seconda lingua, sì, non è l'italiano. Sì. Però ci sono moltissimi corsi della Dante Alighieri, corsi privati di italiano. Ma l'italiano là a che cosa serve in effetti? Cioè... A molte cose. Intanto serve perché l'italiano per molti è la lingua delle origini. Sì. Ti racconto una cosa. Sì. Ero con mia moglie alla Boca, famosa, sì, dove poi ci sono due strade, sono rimaste quelle originali, sì, una, sì, di queste è famosa perché Caminito, quella del tango, e una pittrice argentina ci sente parlare in italiano, che con mia moglie parlavamo in italiano ovviamente, con, sì, tutti gli altri, sì, no, sì, e le dice ma io so parlare italiano con orgoglio, lei era argentina, portegna, sì, cioè, sì, Buenos Aires, sì, lei dice io so parlare italiano, sono nonna e ai miei figli, era una pittrice di Buenos Aires, sono nonna e ai miei figli e a mio nipotino che ha appena 5 anni parlo solo in italiano.
Lui aveva detto, ma l'italiano l'hai imparato a casa dai suoi genitori? No, i miei genitori parlavano in italiano, parlavano in dialetto. E di dove? Quindi io l'italiano, lei era abruzzese, quindi l'italiano proprio nulla. Io ho imparato l'italiano alla Dante Alighieri e con loro parlo solo in italiano, perché l'italiano è la lingua delle mie origini e io non voglio che la mia famiglia, i miei figli, lo devono perdere. Devono perdere il senso delle origini. Sì. E diciamo è importante questo, cioè questa sensazione. Della... Allora l'italiano serve a questo, serve agli scambi. Gli argentini vengono in Italia continuamente, cioè sono affezionati all'Argentina, anche i matrimoni misti, sì, cioè spagnoli e italiani, tedeschi e italiani, inglesi e italiani, francesi e italiani, polacchi, sì, italiani, sì, russi, italiani, vengono sempre. L'Italia è il punto di riferimento. Sì, 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 sì. Tu prova a fare un biglietto a Buenos Aires, se non lo fai mesi prima trovi sempre i voli pieni. Per cui è un paese che è legato all'Italia. Per ragioni storiche e politiche, purtroppo i rapporti fra i due governi non sono stati sempre buoni. Ma infatti l'estradizione, quando per esempio sono successe alcune cose, gli argentini non hanno mai avuto questi scambi con lo Stato italiano. Ma una specie periodo... di guerra fredda, no? Ma il periodo, devo dirti che il periodo più fertile dei rapporti, però diciamo underground, sotterranei, fra, sì, il governo italiano e il governo argentino fu quello della dittatura. Anche perché uno dei capi della dittatura, Massera, che era di origine italiana, un ammiraglio, faceva parte della P2. E, per cui fu in quell'occasione ti racconto brevemente, una madre a cui erano scomparsi due figli, sì, due morti, li hanno uccisi. Che insegnavano, sì, erano fra questi desaparecidos, dalla, ti dico anche il cognome perché è pubblico, fra la signora Boitani, sì, una madre che cosa fa? Si rivolge disperata, sa che i figli sono stati presi dalla polizia, tra l'altro frequentavano ex posti, studenti della scuola dove insegnavo io, e si rivolge in consolato. Sì. Il consolato dice rivolgetevi in ambasciata perché noi abbiamo le mani legate. L'ambasciata non accetta mai di riceverle, l'ambasciatore, sì, non accetta mai di riceverle, mai. Che cosa succede? Che il console allora, che poi segretamente aiutò tanti desaparecidos, non fece carriera, l'ambasciatore sì. Perché il governo italiano fu restio ad aiutare le famiglie dei desaparecidos a trovare i propri figli, ma a trovare i cadaveri, non volevano altro, che tanto, sì, sapevano, sì, che ormai, sì, 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 erano morti. Perché c'era questo legame maledetto con la P2, sotto con la P2. Tu devi vedere un film che è molto bello, Complice del silenzio, è terribile, dove tutto questo viene detto con chiarezza in quel film. Ora, la signora Boitani ha detto questo, lo trovi su YouTube, sì, 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 dove c'è anche una giornata in onore di questi due ragazzi, dove c'è anche un mio intervento. Sì. La signora Boitani ha detto questo per dire... In che anno è successo questa cosa? La dittatura in Argentina fu dal 76 all'82. Il periodo più duro. Quindi i bambini sono stati, li hanno fatti sparire questi ragazzi in questo periodo. Cosa intendi dire sparire i bambini? No, uccisi. Ma no, non sono bambini, quindi erano giovani. Giovani universitari. Giovani. Poi c'è il dramma terribile dei figli nati da ragazze o da donne che erano state fatte prigioniere, che erano incinte. Quindi violentate. Ho violentato gente che era incinta del proprio marito o del proprio compagno, sì, e che le facevano partorire e poi rubavano i figli. E sono... Tu hai sentito parlare delle las madres, le madri di Plaza de Mayo,
Plaza de Mayo è la piazza principale di Buenos Aires, dove c'è la casa. Ci sono anche le nonne, las abuelas de Plaza de Mayo, cioè le nonne di questi bambini che nati sono stati presi da chi governava, anche dalla zona grigia di tutti i funzionari, eccetera, rubati e dati alla... Anche su questo c'è una produzione filmografica incredibile e ogni tanto ne scoprono, perché sanno grosso modo quanti ce ne sono, circa 300, e già di questi 100 e passo sono stati trovati. Sì. Cioè bambini che oggi sono uomini, gente di 40 anni, che scoprono che i propri genitori non erano genitori, non solo, ma che li hanno rubati ai propri genitori, che nel frattempo torturavano e ammazzavano. Quindi è una storia terribile. Quindi, io ringrazio per esempio il fatto che tu mi hai chiesto dell'Argentina, perché a me la deriva che certe volte ha la politica, la società italiana, la violenza con cui si dibattono certi temi, la desacralizzazione di alcune funzioni fondamentali, quali le funzioni istituzionali, mi fa paura, perché mi dà la sensazione che ci sia una sudamericanizzazione dell'Italia, cioè l'Italia rischia di diventare, da un punto di vista del gioco istituzionale, con una politica corrotta, ai massimi livelli. Tu lo vedi, non passa giorno che non c'è una notizia terribile di... L'Italia sta diventando sudamericana. Un famoso giornalista, Franco Mimmi, scriveva nel Corriere della Sera, mi ricordo, anni fa scrisse un articolo, il Brasile è il futuro dell'Italia, per descrivere la corruzione. Farò un quadro su questa cosa. Brasile è la cosa. Ora, l'Italia, a mio parere, se non esce da questa cultura di una politica sta entrando in un circuito l'Italia, in una strada senza via d'uscita. L'Italia ha la fortuna che oltre certi livelli non può andare, perché c'è la comunità europea, c'è l'Unione Europea, per cui non può andare oltre certi livelli. Potrebbe uscire anche dalla comunità europea. Beh, quello è un po' più complicato, l'Italia dal punto di vista economico è di un'importanza strategica, però diciamo è quello che può diventare l'Italia. È veramente un Sud America dentro l'Europa. Esatto. Come sono diventate, diciamo, noi non dobbiamo dimenticare la tragedia degli anni 90 della ex Jugoslavia. Esatto. Cioè, è possibile mai che noi non riusciamo mai a imparare nulla? Cioè, i Balcani sono stati davvero. Quanti morti ammazzati? Guerra civile, stupri etnici. Esatto. Ecco, l'Italia, se si continua ancora con questi politici ci possiamo arrivare, perché amano lo scontro, un linguaggio forte. Ma la gente, anche perché ormai, come abbiamo detto all'inizio di questa conversazione, la gente è al limite della sopportazione, cioè perché tu pensa, quando con un solo stipendio ti impongono delle tasse allucinanti, cioè questi non fanno i calcoli, cioè se io ho una famiglia, attenzione, quelli che hanno lo stipendio, poi ci sono quelli che non ce l'hanno, quando tu a una famiglia gli imponi tasse, ma scusami, come fa a campare una famiglia con tutte queste tasse? Sì, quello è un problema, è l'ennesimo problema che è tipicamente italiano, un debito pubblico enorme e una spesa corrente altrettanto enorme, molta evasione fiscale. Io ho letto un articolo, Mauro, non so quanto ci sia di verità, però dicevano che c'era un piano preciso, strategico, per togliere, visto che la cosa strana è che l'Italia con la lira era la,
era arrivato all'ottava, settima potenza nel mondo economica con la lira, cioè adesso con l'euro noi siamo sprofondati in basso con l'euro. E allora c'era, dicevano, un piano preciso, cioè smantellare l'industria italiana, proprio smantellarla, e l'euro ha contribuito anche a questa, a questo impoverimento dell'Italia stessa. Io non credo che, in ogni ipotesi c'è sempre una piccola verità, ma non credo che questo sia la verità. Ci sono state speculazioni enormi nel passaggio dalla lira all'euro, speculazioni al dettaglio, speculazioni nella macroeconomia, eccetera. E, per esempio, togliere la sovranità monetaria a uno Stato come l'Italia, no? Sì. Questo non pensi che abbia creato danni? Perché prima l'inflazione veniva criticata, però per esempio vedi negli Stati Uniti c'è stata l'inflazione e gli americani hanno stampato più dollari del dovuto, però quei dollari più dollari del dovuto l'America ha, quei dollari sono serviti come ossigeno per riprendere l'economia. E in Italia non è proprio così, perché il dollaro poi è una moneta particolare, perché è una moneta ancora, nonostante non ci sia più la convertibilità con l'oro, è una moneta particolare perché è una delle monete, in questo momento la più importante degli scambi internazionali. Sì, sì. No, io non sono un economista, quindi non voglio dire sciocchezze, però il problema di fondo è un altro, che una sorta di vincolo sul piano della monetazione c'era già ai tempi del famoso serpentone monetario. Sì, sì. Quando le monete dell'Unione, della Comunità Europea, allora si chiamava così, prima di Maastricht, potevano oscillare di 15 punti. E tu ricorderai il governo Amato all'inizio degli anni 90, quando per dare un ossigeno all'esportazione, che cosa fa? Nominalmente svaluta del 10% la moneta, di fatto di oltre il 20%, e questo fa letteralmente schizzare la nostra nostro, diciamo, commercio con l'estero, al punto che siamo dovuti uscire era una normativa allora europea, siamo dovuti uscire dal serpentone monetario. Ed era una manovra fatta appositamente per dare ossigeno alle esportazioni. La Francia nel giro di poche settimane impose all'Italia di tornare dentro il serpentone monetario, perché nel frattempo stavano crollando le esportazioni francesi. Quindi il problema dell'euro non è stato un danno per l'Italia, sarebbe stato, a mio parere, un danno molto più alto se l'euro non fosse stato adottato, cioè se noi non fossimo entrati all'interno della macroarea euro, perché la moneta è come il vestito, se tu sei una persona sana il tuo vestito è sano. E l'Italia era, nel momento in cui si passa all'euro, è un'Italia la cui moneta ha grossi grossi problemi di parità. Di cambio, con una svalutazione, non ti devi scordare, la svalutazione a due cifre della fine degli anni 80 e inizio degli anni 90, due cifre, la si chiamava allora svalutazione sudamericana, infatti. Quindi semmai l'euro ha impedito che il nostro debito pubblico si trascinasse la moneta, quindi non è un dispetto che ha fatto Prodi all'economia italiana, però... che poi al consumo. Non è avvenuto quello che è avvenuto in Germania, ad esempio. Forse nei controlli dello scambio delle merci. Cioè, nel senso, no. Quando tu andavi a comprare una cosa che costava 1.000 lire, cioè cioè in Germania fu istituita una task force di controllo dei prezzi. Per cui se un commerciante si fosse permesso di vendere una merce facendo l'equivalenza marco euro, come sta in Italia, praticamente quello che costava 1.000 lire è diventato un euro raddoppiando. Esatto. Ma in Italia nessuno è stato, diciamo, incaricato di fare una vigilanza stretta.
Esatto. Ora non voglio ricordare il governo di allora, certamente essendo un governo, quello che entrerà in funzione dopo qualche mese, essendo un governo fatto con un patto molto forte con il mondo dell'imprenditoria, questa mancanza di vigilanza aveva un significato. Esatto, sì. Aveva un significato, per cui noi ci siamo venuti a trovare, per esempio, in posti come Partinico, che le verdure da oggi a domani costavano il doppio. Il doppio, ma tutto il doppio. Non c'è stato. Un appartamento che costava 100 milioni diventavano 100.000 euro che diventano 200 milioni. Cioè, vai ancora oggi in Germania e il cibo costa pochissimo. Di contro, vai in Inghilterra, dopo le misure cosiddette thatcheriane, le misure neoliberiste thatcheriane, vivere in Inghilterra per la classe media è un inferno. Sì. Quindi i problemi non ci sono, ce li hanno tutti i paesi e ce li abbiamo anche noi. Volevo solo ricordarti che questa è una stazione ferroviaria. In tutti i paesi civili d'Europa le ferrovie hanno una funzione fondamentale. Da noi questa stazione non è mai riuscita a creare utenza perché da qui al paese è lontano, quindi la gente dovrebbe prendere la macchina e chi non ha macchina. Esatto. Così come non c'è in questa cittadina, non c'è. Torniamo verso. Esatto. Così come non c'è un servizio sociale di microbus. Esatto. Per cui il vecchietto, gli extracomunitari, la gente che non ha una macchina, eccetera, si devono fare chilometri a piedi. Ormai Partinico non è più una città piccola, ma una cittadina, eccetera. Io la paragono sempre per a città come Spoleto, per grandezza, Viterbo, eccetera, che hanno tutto un servizio urbano. Ora c'è una ferrovia. C'è stato detto tempo fa da funzionari delle ferrovie che le ferrovie, che oggi sono, anche se fanno ancora parte del Ministero dei Trasporti, però sono a regime privato, se c'è un certo impegno da parte degli enti locali trova modo per fare un servizio di natura metropolitana. Esatto. Ora io credo che dobbiamo pure porci il problema, cioè perché tanti nostri giovani devono prendere la macchina la mattina, oppure molte famiglie. A me diceva un ragazzo perché i costi sono altissimi. I costi non. Certo, però il problema è che se aumenta l'utenza il costo si abbassa. Allora, studiare un sistema di trasporto metropolitano. Quanti studenti che studiano all'università a Palermo sono costretti ad affittarsi la casa e a vivere lì? Un po' anche perché a noi c'è un po' questa cosa di non spostarsi molto. Esatto. Ecco, però se ci fosse un servizio metropolitano efficace, con treni che mettono 50 minuti, per esempio, da Partinico a Palermo, per cui è come andare da Corso da Fini Alto. Ti faccio una domanda, come potremmo creare turismo a Partinico, per esempio? Come si potrebbe creare un'economia alternativa? L'altra volta mi hai detto una cosa molto bella. Si parlava dei negozi, molti negozi li hanno chiusi anche perché l'affitto è altissimo, cioè, sì. Questa già è una cosa importante, perché uno non può pagare 2.000 euro di affitto quando c'è la crisi enorme, una crisi enorme, no? E già questa è una cosa. Sì. Come si potrebbe creare, far venire turismo a Partinico, secondo te? Beh, intanto guarda, il turismo è come qualunque altra merce, devi creare l'esigenza perché si produca. E l'esigenza qui è un paese che ha vocazione squisitamente agricola. Sì. Quindi sì. Non inventiamoci cose inesistenti, come se potessimo qui fare un turismo culturale di altissimo. È una città a vocazione agricola.
Allora, le occasioni ci sono, creare fare una sagra, esatto. Fare varie esatto. sagre. Esatto. Fare la sagra dell'uva, per esempio. La sagra dell'uva, le fiere legate al vino, c'è il problema del, per esempio degli uliveti, quindi anche delle crea occasioni perché la gente venga. C'è la ferrovia, non dimenticare che c'è la ferrovia che unisce due città capoluogo di provincia, Trapani e Palermo, e oggi c'è anche un'associazione, Trenodoc, che si occupa di creare percorsi turistici e diciamo fieristici, eccetera. Per cui prendere contatto con questa associazione, creare per esempio nei trapanesi la curiosità di passare una giornata a Partinico, nella Valle dello Jato, con dei treni d'epoca. Io per esempio una volta gli avevo detto al sindaco di Partinico di creare per esempio una pinacoteca, visto che qua hanno girato il film Il giorno con la civetta, no? Sì. Creare, stampare delle tele, delle fotografie, prendere dei fotogrammi della pellicola del film e ricostruire, andare a ricostruire la storia di quando è stato girato questo film. Perché sì. Il giorno della civetta è, a parte un romanzo famosissimo, ma sì. è conosciuto in tutto il mondo. Quindi ricreare di nuovo quella attrazione. Sì. Cioè, tu pensi che in Russia questo film lo conoscevano ovunque, perché è un film veramente che ha segnato la storia. Sì, io vorrei però dirti anche un'altra cosa, Etano, cioè noi non possiamo sempre fare archeologia. Sì, sì, questo è vero. Il giorno della civetta è stato un periodo, sono stati scritti vari libri, romanzi, eccetera. Benissimo. Però il futuro di un territorio non può essere legato semplicemente a questo tipo di archeologia momentanea, o a come un paese ha vissuto un'esperienza particolare, sì, eccetera. Perché sennò bisognerebbe fare su tutto, che ci sia un capitolo della cultura partinicese dedicata a questo problema, ma non può essere la cultura partinicese. Sì, 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 sì. Anche perché, attenzione, lì rischiamo veramente ancora una volta di tornare. No, rischiamo il problema di soggiacere a modelli che sentiamo più forti di noi, sì, più sì, potenti. Sì, 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 sì. Qui il problema è inventarsi semplicemente come esportare le capacità dei partinicesi. Sono contadini, ci sono allevamenti di bestiame, ci sono prodotti tipici, eccetera. Quindi un turismo alternativo alla ricchezza del paese. Legato alla ricchezza, all'agricoltura, alle modalità produttive, favorire l'artigianato. L'ente locale potrebbe trovare anche dei modi per rilanciare, d'accordo con i centri di formazione, per rilanciare l'artigianato. Questo è di fondamentale importanza. Ovunque, se noti, sta tornando il concetto di artigianato in Europa. Sì. Ovunque. L'artigianato visto come il pezzo, come ricchezza. Come questo significa impiego di giovani, significa quella famosa Bauhaus, cioè costruire diciamo l'artigianato che diventa cultura, ma che diventa il manufatto elegante, cioè per la massa. Certo. Ora tu ti riferisci a un fenomeno epocale della Repubblica di Weimar. Esatto, però, esatto. Intendo dire, non, qui c'è tanta gente brava. Quanti giovani sanno fare teatro, sanno fare artigianato, sanno fare pittura murale, tanti, eccetera. Perché non valorizzare? C'è della gente che sta insegnando a questi giovani, sta insegnando il bello, la bellezza, esatto. L'armonia. Di questo hanno bisogno i nostri giovani, di sentire la musica, come diceva un filosofo, la musica dell'universo. L'universo significa anche la cultura degli uomini di questa terra. Esatto. Non, io direi che basta col dire qui a Partinico non sappiamo fare nulla, non funziona. Sì, è vero. È in una situazione difficile, condivido, ma possiamo uscirne. Condivido con ci te, sono, ci sono, dei ci sono molte realtà belle, molti giovani. Ma in tutti i campi, per esempio dallo sport,
ci sono ragazzi che hanno vinto in Europa, cioè qua emergono in tutti i settori, dalla musica, Sì. dal teatro, dal tutto, Ecco, tutti i bisogna campi. stare attenti a non autocelebrarsi. Appena noi becchiamo qualcuno che vince un premio, Sì, immediatamente tutti per sempre. giorni e giorni Sì, c'è vero, un assalto sui mezzi di vero. informazione, anche quelli locali. Bisogna evitare la retorica del poco, ma fare un'attività di costruzione delle eccellenze, e tante ce ne sono. E dare ai giovani l'orgoglio di appartenere a un tessuto vivo, a un tessuto sociale vivo, che la smette di fustigarsi dicendo qui tutto va male. Se tutto va male c'è un motivo, Ma e se bisogna cambiare questo tutto che va male, bisogna trovare i modi per farlo. esatto, io quello che gli dico sempre quando siamo a scuola, ragazzi, dobbiamo trovare noi stessi degli obiettivi da raggiungere e come ci arriviamo a questi obiettivi. Perché quando si studia qualcosa bisogna capire perché si studia. Perché se no tu studi qualcosa senza capirne il significato e poi quando finisci di studiare quella cosa si dimentica facilmente. Io sono convinto che qui, guarda che scorci bellissimi ci sono, anche il prospetto di questo palazzo. Alla riscoperta di quel paesaggio bello, ma ahimè, diciamo, abbandonato. Allora, bisogna pretendere dalla politica, perché oltre alla cultura, l'agenzia più potente per creare fatti culturali è la politica. È lo Stato, è lo Stato. Bisogna pretendere dalla politica a tutti i livelli di essere rispettosa della dignità del No, cittadino. ma soprattutto investire molto nella cultura. Cioè, Sì. io diciamo, mi ricordo che ogni volta che andavo al comune per chiedere di stampare qualcosa, soldi non ce ne sono, mai. E allora io dicevo, ma è possibile che per la cultura non ci sia un capitolo spese? Ecco, secondo me bisognerebbe, ecco, il problema della corruzione, spendere meno, cercare di avere più controlli e Sì. spendere bene. Però qui voglio anche ancora una volta bonariamente contraddirti. La politica non può fare tutto da sola, cioè nel senso che noi non possiamo ricorrere sempre all'ente locale o regionale o nazionale quando vogliamo fare qualcosa di culturale. Ti faccio un esempio. Io ho una carissima amica che canta nel coro corrisponderebbe alla provincia di Madrid, che non Sì, esiste, sì, ma è sì, più o sì, meno. sì, sì. Bene, questo coro, che è un coro che ha un livello internazionale, riceve dall'ente locale pochissimo. Il resto se lo procura con il proprio impegno e le proprie tournée internazionali, cioè si va a trovare il lavoro, per dirlo in maniera volgare, senza aspettare che ci sia l'ente locale che dà i soldi a fondo perduto. Questo significa che questi artisti danno il meglio di sé, perché sanno, e ultimamente sono stati per la quinta volta in Cina, che sanno che se sono bravi vengono richiesti in tutto il mondo, e quindi il loro cachet è assicurato. Io ti parlo per esperienza personale. Allora, io per esempio, io parlo della mia esperienza e questa mia esperienza poi è chiaro, ogni volta che ci sono dei ragazzi che vogliono dei consigli, io gli devo dire come possono Certo, muoversi, certo. giusto? E allora io ti posso dire, allora, intanto colui che fa il fotografo, fa il pittore, scrive libri, quando deve scrivere, ormai anche qua c'è un campo che si è saturato, cioè ormai, mettiamo forse già più avanti, saturato, nel senso che ci sono, ormai tutti sono diventati scrittori, tutti sono diventati pittori, tutti. Allora, quello che dici tu è importante perché poi bisogna, è chiaro,
andare a selezionare, andare a vedere quali tra questi è quello che realmente può dare ricchezza al paese. Però c'è anche un altro aspetto, tu devi dare la possibilità a tutti, tutti, io dico che ogni essere umano è una ricchezza per la collettività. Poi se c'è un paese che spende, cioè che ci sia un capitolo spese per la cultura, io intendevo, se c'è un ragazzo che deve fare un catalogo, un minimo indispensabile, e il comune lo può finanziare dicendo questo ragazzo, le prime basi, cioè c'è un aiuto per avviarlo a questo mondo dell'arte, che ben venga, perché magari sai quanti e quanti ragazzi sono veramente bravi, però alla fine non riescono ad emergere perché non hanno i soldi per andare a studiare, che ne so, al conservatorio di musica, non hanno i soldi per... Ecco, io intendevo questo. Sì, questo attiene a un problema, a mio parere. Bisogna organizzare l'incentivazione, bisogna organizzare l'incentivazione delle eccellenze, non sostituendosi all'iniziativa privata o all'iniziativa dei singoli, cioè non può lo Stato, la Regione, il Comune Esatto. supplire in toto alle esigenze della cultura. Qui ci sono per esempio dei fatti, infatti dico interessanti, il Gianì o la libreria Leggerè, che sono nate, sono autonome e sono diventati fatti Ti faccio un culturali. esempio, Mauro, ti faccio un esempio. In Lombardia, il palazzo della regione è costato più di 200 milioni, 200 milioni. Io sentivo un'intervista fatta da Sgarbi, diceva: ma io perché devo pagare tutti questi soldi quando poi la politica sperpera questo denaro buttato così, no? 200 milioni. Ora, tu sai di questi milioni quanto ne hanno sperperato e continuano a sperperare denaro. Ora, perché tutti questi soldi sperperati in questo modo e non, diciamo, dirottarli verso la cultura, ma la cultura vera. Questo è perché in fondo le spese non è che sono, qua non si parla di grosse cifre, perché un comune che riesce a gestire bene le cifre, cioè mi spiego, se tu vuoi organizzare una biennale e vuoi portare degli artisti, vuoi portare degli artisti a Partenico, no? Biennale si intende 2 anni, ma si intende anche portare degli artisti, e tu crei un movimento di persone che vengono da tutta Italia. Ora, se vengono queste persone da tutta Italia, il comune un minimo di spese li deve affrontare. Ora, come fai a creare turismo se non c'è l'incentivazione da parte delle amministrazioni? Oggi c'è un sistema in tutto il mondo di sponsorizzazione e per cui noi ci dobbiamo scordare, perché non è più possibile che lo Stato e gli enti locali si facciano promotori di tutto. Noi dobbiamo entrare nella mentalità della sponsorizzazione. Non è possibile che ci siano stati artisti, liberi professionisti, Anche là eccetera, che non... un'altra.